Magari qualcheduno è rimasto un po' perplesso dopo questa lettura, la seconda lettura che abbiamo fatto. Sarebbe da commentarla e approfondirla. Diciamo solamente una cosa, perché non andiamo a casa un po' così, perplessi e con tante domande. San Paolo sta parlando in questa parte della lettera che ha scritto ai Corinti della vita, delle situazioni di vita, e ci sono diverse situazioni di vita. E allora una delle situazioni di vita è proprio anche la verginità, non sposarsi. E dice, non è che tutti debbano fare così, come non è che tutti debbano sposarsi per forza, non è che basta vivere bene la situazione e la condizione in cui si è. Questa è la cosa importante, cercare di capire qual è la volontà di Dio e di vivere bene, secondo quello che è stata la chiamata a cui tu hai risposto. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui!» E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Siamo alle prime battute del Vangelo. E allora San Marco vuol mettere proprio le cose in chiaro, fare il contorno quasi di quella che sarà la vicenda di Gesù. Dobbiamo legarci con domenica scorsa, che è stata proprio l'introduzione, le prime parole di Gesù all'inizio della predicazione secondo San Marco. Ricordate? Il regno di Dio è vicino. Convertitevi, credete al Vangelo. Questa è stata la grande introduzione, quasi sconvolgente, eh? Il regno di Dio vuol dire c'è qualche cosa di nuovo nell'umanità. Non vi rendete conto? Il regno di Dio vuol dire la presenza di Dio, ma vuol dire anche uno stile nuovo. Il regno di Dio che Gesù viene a impiantare è molto concreto, sapete? Vuol dire basta pensare a te stesso, comincia a pensare anche agli altri. Questo è il regno di Dio. Il regno di Dio vuol dire basta cercare le cose che ti promuovono, che ti buttano per aria. Comincia ad abbassarti. Ti accorgi che allora la vita ha un senso e che gli altri aspettano qualche cosa da te. Basta pensare di accumulare le cose per te. Comincia a condividere. Allora la vita ha un senso. Il regno di Dio è presente. E per questo bisogna convertirsi. Conversione, dai, su, cambiate. E non è un cambiar vita così generico oppure rivolto a chi va in chiesa, eh? Religiosamente cambiate vita, siete pagani, diventate cristiani. Non è questa la conversione, eh? Siete musulmani, diventate cristiani. Non è questa la conversione di Gesù. Anche perché là, al tempo di Gesù, non c'erano tante confessioni religiose o tante religioni. Cambiar vita vuol dire accogliere quella che è la proposta di Gesù. E questo è il messaggio che continua anche al giorno d'oggi.
Convertitevi, cosa aspettate? Credete nel Vangelo, perché il Vangelo è da accogliere. Credere vuol dire accogliere, vuol dire fidarsi, vuol dire affidarsi. E il Vangelo, e ogni tanto ci ritorniamo sopra, ma è bene, credo. Il Vangelo vuol dire un buon annunzio, un lieto annunzio. Che vuol dire? Dio non è buono, è solamente buono. Dio non è venuto per condannare, ma per salvare. Dio non è venuto per giudicare, ma per perdonare. E allora dai, questo è il lieto annunzio. Perché non lo accogliete? E per far questo, sto ancora citando domenica scorsa, per far questo Gesù comincia a chiamare dei collaboratori, ne chiama quattro, e comincia subito con gesti simbolici, ne chiama prima due e dopo altri due, due che hanno nomi ebraici e due che hanno nomi greci. C'era un mare di mezzo, tra quelli che erano i greci, cioè i pagani, e quelli che erano gli ebrei. Ma Gesù passa in mezzo a questo mare, lo vince, e dice basta, tiriamo via questa separazione, e comincia a chiamare tutti quanti, vuol tutti dentro questo regno, dai, forza, vi farò pescatori di uomini. Questa era stata proprio la grande proposta di Gesù. Capite che cosa vuol dire, vero? È la novità di Gesù. Il pescatore è colui che dà la morte. Perché? Ha interesse. Prende il pesce per mangiarlo, per suo interesse, lo uccide, dà la morte. Il pescatore di uomini fa il contrario. Non uccide, ma dà la vita. E non per suo interesse, ma per il bene degli altri. Quindi vi farò pescatori di uomini, basta dar la morte, cominciamo a dar la vita. E qua comincia il Vangelo di questa sera, che è una continua sorpresa. Se leggiamo le storielle del Vangelo come cronaca, allora va bene, insomma, no, ci sediamo, andiamo a casa, ma se le portiamo via come qualche cosa che ci salva, allora cambia tutto. Allora cominciamo a sorprenderci. Qual è la sorpresa di questa sera? L'avete accolta? Gesù va a pescare. Ha detto, andiamo a pescare, vi farò pescatori di uomini. Gesto simbolico. Dove va a pescare? Tutti diremmo, dove c'è bisogno, no? Di conversione. Dove c'è bisogno di cambiamento, andrà nei luoghi più distanti. Va nella sinagoga. Questo è sconvolgente. Ha cominciato proprio con gesti dirompenti, gesti chiari, simbolici. Va nella sinagoga dove tutti si ritenevano a posto. Tra l'altro erano là per pregare. La sinagoga è il luogo dell'incontro. Si studiava la legge, c'era il centro della vita della società e si pregava. Gesù non va per pregare, va per insegnare. Anche questo è un gesto simbolico. Dove tutti si ritenevano a posto, erano i giusti, va ad insegnare, c'è il Vangelo. Tra l'altro non dà il contenuto, perché già ce l'ha detto. Il Vangelo è quello che dicevamo prima, il lieto annunzio, no? Che Dio è veramente buono. E comincia ad insegnare in questo luogo dove ci sono gli scribi. Anche queste sono parole strane per noi, forse le abbiamo metabolizzate ormai, no? Veniamo in chiesa, sentiamo che ci sono queste categorie di persone e non ci dicono niente. Gli scribi sono quelli che hanno l'autorità della parola di Dio, anzi di più. Sono quelli che possono confutare addirittura la parola di Dio. Se c'era qualche cosa da decidere tra la parola di Dio, vuol dire la Bibbia, e qualche cosa da interpretare, gli scribi avevano più autorità della parola di Dio, pensatevi un po'. E Gesù va là e comincia ad insegnare in quel luogo lì. Interessante che la gente sente subito che c'è qualche cosa di nuovo e dice, ma chi è questo qua? Ha autorità,
c'è qualche cosa di Dio dentro di lui, e non solo, c'è qualche cosa di promozione dell'uomo. L'autorità vuol dire far crescere. C'è un Dio che è venuto a visitare l'umanità, finalmente. Quello che gli scribi non hanno più. Si ritenevano capi della legge, capi della parola di Dio, sopra la parola di Dio, ma sono vuoti, sono dei parolai. E proprio per provare questo, Gesù adesso fa un altro gesto altrettanto dirompente. Pensate che in quel luogo, siamo nella sinagoga, c'è uno spirito impuro. Come ha fatto a entrare? Tutti ci domandiamo, come? In una chiesa entra uno spirito malato, impuro. Impuro vuol dire che non comunica più con Dio. Eh sì, San Marco lo dice chiaramente. È entrato in questo luogo dove la parola di Dio dovrebbe essere di casa, è entrato la incomunicazione con Dio, la incomunicabilità tra Dio e l'umanità. Tra l'altro, non so se avete notato un particolare, è un uomo, c'è scritto così, e poi parla il plurale. Interessante. Che cosa vuol dire questo? Facilmente San Marco sta coinvolgendo tutti quanti gli scribi. Chi sono questi impuri che non riescono più a comunicare con Dio? Sono proprio loro, che pensavano di avere Dio dalla loro parte, o addirittura essere padroni di Dio, ma purtroppo se ne sono impossessati indebitamente. Terribile. E Gesù comincia proprio a guardare negli occhi questo spirito impuro, il male, questa incomunicabilità verso Dio, la guarda negli occhi e la vince. Tanto è vero che la parola autorevole di Gesù è taci, la prima, no? Sta parlando, sta parlando, ma non comunicando con Dio, sta charlando. Taci, chi charla deve tacere. Ha diritto di parlare solamente chi ha la parola di Dio dentro di sé e la vuol comunicare agli altri. Taci e poi esci. Altra parola, no? Fortissima. Vai via. Devi uscire da chi ti sei impossessato, da questi spiriti, da questi tali, da questi scribi. Capiscono bene gli scribi che Gesù sta parlando con loro. Capiscono bene che Gesù ha cominciato una lotta contro il male che è dentro di loro, contro il male che è dentro tutte le persone che si pensano di essere possessori di Dio. E questa lotta andrà avanti tutto quanto il Vangelo. Cominciata la battaglia, chiaramente non è finita, loro zittiscono, però la vendetta la preparano subito e le vedremo le vendette nelle prossime pagine. Ma questo per inquadrare il discorso e per dire come quello che è avvenuto e che Gesù ha portato avanti continua ad avvenire anche ai nostri giorni. Fate voi le applicazioni, andate nella vostra vita, andiamo nella nostra vita, no? Quanti scribi ci sono, quante persone che pensano di essere coloro che posseggono Dio e non hanno l'umiltà, l'autorità di comunicare con Dio e di lasciare che Dio parli, e di comunicare con l'uomo e di lasciarsi interrogare da quello che avviene nell'umanità. E Gesù lotta contro queste realtà, queste creature, e ci porta l'autorità di Dio, la promozione, far crescere l'uomo. Questo è venuto Gesù a portare. Magari lasciamoci coinvolgere a tal punto da ritenerci anche noi dentro, e non giudicando gli altri, pensando che gli altri siano da quella parte contro Gesù, spiriti impuri. E le volte lo siamo anche noi, perché il male alberga anche dentro di me, anche dentro di te. E forse solamente accogliendo questa buona notizia abbiamo uno scampo, possiamo lasciarci liberare, lasciarci straziare. Avete notato come proprio c'è questa parola qua? È straziante delle volte
lasciarci liberare dal Signore. Perché? Perché i nostri modi di pensare, le nostre abitudini, consuetudini, tutto quanto ci ha tranquillizzato. E forse dobbiamo convertire dentro profondamente, questo è uno strazio, lacera, quando ci lasciamo toccare dalla parola di Dio, dal Dio che ci converte, strazia e lacera, ma forse è l'unica strada buona. Buon cammino a tutti, che Dio parli e continui a parlare anche nelle nostre sinagoghe, nelle nostre assemblee, anche questa sera. Buon cammino.